TG Events Television oggi se la ride con Joe Beccovatta, Enrico Beruschi e Mario Zucca. Je suis Joe Beccovatta. Well, this evening we are here in this theater for the show. Capì? Io faccio il show e stiamo tutti quanti a Teborg. Buonasera a tutti, io sono Joe Beccovatta. Questa sera si terrà uno spettacolo che è un recital in realtà, con la presenza anche di Amnesty International. E insomma, sono chiacchiere, spero divertenti, su alcuni viaggi. Si parla di viaggi. Abbiamo preso tutti i gelati che c'erano, Cornetto Algida, il barattolino San Montana, tutti i gelati, alla crema l'abbiamo cremata tutta questa. Ma bene, e infatti c'era proprio la fila che veniva, che Berenice era contento, che da anni non la leccava più nessuno, è stato piacevole anche per lei. Io mi sono preparato come una bestia, sono stonato come una bestia. Beh, sai, io l'ho fatto anche a Sanremo. Sosterò che è una cosa molto pericolosa e deleteria andare al mare. Sì, perché fa male, sì. Io la prima volta, io sono cresciuto al lago di Lecco, così, la prima volta che sono andato al mare è perché avevo una giovane morosa. Sempre le donne in qualche maniera. Sì, cioè, sì. Questo richiamo femminile. Avevamo cominciato a filare, lei aveva 16 anni, io ne avevo 26. 26, bella, carina, proprio gentile. Si tubava. È una storia tristissima. Perché dura tuttora, 37 anni che siamo sposati, per cui state attenti ad andare al mare, non prendete impegni. Quando sono nato io, l'infermiera è andata lì e gli dice: signora, c'è quel coso qui, lo buttiamo via. Amici di TG Events, oggi parliamo di tre artisti in uno. Il primo, il comico Mario Zucca. Io ho sempre amato giocare a golf e si capiva che ero un pezzente perché ero l'unico che si sputava sulle mani prima di impugnare la mazza. Il secondo, l'attore Mario Zucca. Fu mai donna conquistata in tale stato d'animo, fu mai donna corteggiata in tale stato d'animo. La voglio, ma non per molto tempo, non la terrò, ma come? Io che l'ho ammazzato suocera e marito me la conquisto, mentre Bruto dice che Cesare era ambizioso. Ed infine il doppiatore Mario Zucca. Allora, sono Mr. Crepe, sono qui nel Krusty Krab e sono pronto a preparare i Krabby Patty, Mr. Crepe. Questo è uno, ma c'è uno che è ancora più famoso, che è Wilma. Questo è indimenticabile. Bene, Mario Zucca, la pazzia, quando esplosa? 1900, adesso è dura ricordare perché sono stati degli eventi importanti. Dunque, l'uomo è andato sulla luna, poi c'è stato l'attentato a Kennedy e poi io ho cominciato tra l'uno e l'altro, cioè grazie a me è successo sia la prima cosa che l'altra. Ho cominciato in quel periodo lì, era il 1973. E cosa nasce per primo, l'attore, il comico, il doppiatore? Nasce un poveretto che cercava di campare, andando a vedere in un ristorante dove c'era qualcuno che suonando una chitarra guadagnava dei soldi e cantava, e dopo posso farlo anch'io, ho imparato due accordi e ho cominciato a campare così, raccontando barzellette degli altri e cantando canzoni. Noi, per non farlo sentire marginato, siamo andati a prenderlo, l'abbiamo legato ad una sedia, imbavagliato, perché i piedi non urlano, e l'abbiamo riempito di palle colorate e lampadine a intermittenza e messo sul balcone, dove tutti lo potessero vedere. Quell'anno è stato un freddo, pestere, sono il primo amore congelato, in mezzo a tutte le lampadine a intermittenza. Ricordo cosa disse il prete mentre chiudevamo la cassa. Preghiamo per il fratello Pino, che si è spento, si è acceso, si è spento. Thank you.
i campioni scendono in campo per la partita del cuore. Ragazzi, è proprio lui, è rimasto tale quale. Garantisco, il fisico c'è, il carattere c'è, la struttura c'è, lui, è lui, è solido. Tale quale no, sono passati un po' di anni. Senti, ma il calcio ti manca un pochino, quello profumato, quello della domenica, ancora oggi? No, ormai. Basta. No, è meglio... Però quando torni in campo, c'è entusiasmo. Sì, poi quando ci si ritrova fra ex compagni di squadra e per giocare per beneficenza, per fare... anche una partita così amichevole è sempre bello, è sempre un motivo di soddisfazione. Ragazzi, sono estremamente felice perché rivedo lo zio Bergamo, ma non che lo rivedo qua dopo, diciamo, qualche partita, lo rivedo dopo l'82 mitico ad Alassio, in quanto io lassino storico, nato Alassio, e è bello rivederti. Emozioni. Mi ricordi Alassio e sono emozioni incredibili, insomma, da lì è partita la nostra avventura per il mondiale, e chi l'avrebbe mai detto che uno di 18 anni, insomma, sarebbe arrivato a vincerlo quel mondiale. Sì, eri veramente molto, molto giovane, e quei baffoni rimarranno nella storia. Se rifacciamo la mitica partita, torni? Magari con una motivazione seria? No, assolutamente, motivazione seria la trovi, però già è seria trovarsi tutti insieme, sì, e sì, quindi da quel punto di vista se lo organizzi torno, come no? Alla grande. Senti, invece qua oggi si gioca a pallone e ogni tanto giochi di nuovo, insomma la passione torna, si dimentica niente. No, cerco di giocare il meno possibile ultimamente, perché i dolori, operazioni, mi sono fatto male dopo. Non durante la carriera. Durante, dopo, quindi sono già stato operato due volte alle ginocchia, quindi vado con calma e con parsimonia. Però stasera questo evento dovevo esserci, quindi sono qui e cerco di giocare. Non perde il vizio, il piede è sempre lo stesso, Nazareno Canuti, lui, guardatelo qua, il piede è meraviglioso, felpato, attento, sensibile, ancora oggi nonostante qualche anno in più appena. Sì, beh, anni in più, però l'importante... contare i capelli. No, a portarli bene, no, i capelli non li guardo proprio. Se dovessi proprio, mi taglio a zero, bella posta. Senti, ma quando torni in campo dimentichi tutto, si torna ragazzini. Sì. Sempre così. Il più è non giocare contro ragazzini. Ah, vabbè. Perché ti diverti, ma solo che ti fa prendere l'influenza, perché corrono forte. E passano. Con l'aria, allora c'è il pericolo. Ogni tanto ci troviamo per queste manifestazioni che hanno il sapore di qualcosa di molto significativo, indirizzato a una bambina a cui sono affezionato in maniera particolare, a una famiglia a cui sono affezionato in maniera particolare, in un momento di gioia, di divertimento, in più facciamo qualcosa di utile, dunque la cosa più bella al mondo. Ciao ragazzi, siamo qui per una giusta causa, una bella causa. Comincia la bella stagione, cominciano gli appuntamenti ai quali non possiamo non partecipare, soprattutto se ci invita un amico come Riccardo Ferri. Io non ho parole, quando ci invita Riccardo. Riccardo, andiamo in qualsiasi parte del mondo, soprattutto se è vicino rispetto alla redazione. Ma voi giocate, ragazzi? Sì, voi giocate? Ragazzi, giochiamo una parola grossa. Insomma, adesso andiamo a cambiarci, poi vediamo. Ragazzi, andate a cambiare, va. Animo, grazie, ciao. Ti sei preparato abbastanza? No, guardate, vorrei scendere sulle ginocchia. Ecco, lo sapevo. State... adesso comincia a fare la vittima. Esatto, faccio già la vittima, metto le mani avanti. Comunque sono assistite da dello scotch e da dei nastri. Se non cedono dovrei finire il primo tempo. Che partita sarà questa qui, dai, sinceramente? Vera, combattuta, sanguigna. No, però io ho visto una grande cosa, ora non dobbiamo dirlo agli altri. C'è Riccardo Ferri che fa il libero davanti a me. E quando passano? Cioè, io ho detto, io faccio il portiere solo se c'è Riccardo Ferri dietro, se no... Ragazzi, sul quando passano finisce qua il momento, grazie. Avessi dovuto puntare su di te. Grazie, grazie. Stop, ciao. Pausa è importante, dunque è bella la vostra risposta, anche la nostra, il pubblico, c'è, insomma. Sì. Atmosfera adatta per giocare a pallone. Sì, sicuramente sì. Anche le zanzare ci stanno dando una mano stasera per poter cercare di giocare al meglio. Comunque, no, è sempre molto bello poter cercare di aiutare qualcuno che probabilmente, senza probabilmente, ha più bisogno di noi. Quindi... Signori, lui, Gigi, ciao. Il grande. Senti, Marina ha dichiarato, il calciatore, il famoso calciatore, che il campo gli manca, però quando torna in campo ritorna bambino, anche per te è uguale? Sì, è che il campo mi rifiuta, forse c'è qualche cosa che non va tra me e lui, abbiamo litigato un po' di anni fa, però ovviamente si torna tutti bambini, ci si gioca, ci si diverte, poi quando c'è la solidarietà dobbiamo essere qui, soffriamo, ragazzi, per un'ora e basta. Insomma. Il saluto ufficiale dalla voce più famosa d'Italia, gli tocca Lorenzo. Uè, come andiamo? Questa è la seconda, la prima è... Ciao bella gente, se vediamo, ciao Besughi! Libri, libri e ancora libri consigliati da Lorenzo Beccati.
Eccoci qui, alza il volume. Oggi alziamo questi due volumi e ci facciamo sentire parlando di libri. Il primo è questo, La casa della saggezza di Al-Khalili. È un libro davvero straordinario perché dovete sapere che il califfo di Baghdad nel IX secolo aveva messo insieme un centro studi così importante, di menti così eccelse che mai l'umanità ne ha avuti di uguale. E questa è la cronistoria di tutto quel momento davvero speciale, non solo per la cultura araba, ma per tutta l'umanità. Poi abbiamo quest'altro libro, Il palazzo della memoria di Matteo Ricci. Matteo Ricci, intorno al 600, questo gesuita, aveva praticamente collegato l'Europa alla Cina, praticamente fatto incontrare queste due culture. Ecco, in questo libro davvero particolare, Il palazzo della memoria, praticamente insegna un modo per memorizzare le cose, questa famosa stanza, questo palazzo fatto di stanze, dove ognuno di noi può mettere delle cose ed è un sistema straordinario per ricordare. Pensate che stiamo parlando del 1600 e questo metodo è ancora in uso oggi tra le persone che vogliono avere una memoria straordinaria. Eccoli qui, alza il volume. Alla prossima e continuate a segnalarci i vostri libri. Ciao. Cerco la verità e qualcuno vuole farmi tacere, ma io non ho paura. Pietra è il mio nome. Un romanzo di straordinaria potenza narrativa. Lorenzo Beccati, casa editrice Nord. Ciao mamma, guarda come mi diverto, TG Events Television vi dà appuntamento la settimana prossima, continuate a seguirci su tgevents.it, la TV che ti fa crescere!